Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo gameplay su Gioconauto. Oggi, come avete visto dalla locandina e dal titolo, se sapete leggere, se non sapete leggere ve lo dico io, giochiamo a Discover. Eccoci qua. Che particolare. Cioè, con me c'è Luna. Di qualcosa, Luna, se no sempre mi sto parlando solo. Ciao. Ok. Come potete vedere dalla copertina, qui c'è scritto che questo qua è un Epic Game Unique. Cioè, vuol dire che questa scatola è unica al mondo, se non unica quasi. Esattamente come Die Forge, no, sì, Die Forge, Dicecraft, Die Forge, Key Forge, vale, ok, però ci faremo un giorno anche il Die Forge. È unica, è procedurale, insomma, ed è un gioco di esplorazione da quanti giocatori? Non me lo ricordo più, Uno a francamente. quattro. Da 1 a 4 giocatori, non mi ricordavo se appunto potevo giocare in solitario. Si può giocare in solitario, ovviamente è in inglese. Ed è stato più o meno schifato da ogni esperto di gioco da tavola, E ne han ben donde tranne aggiungo. me, che io non sono un esperto, evidentemente. Cosa vuol dire il titolo? Sapete che lo devo tradurre ogni volta per tradizione, vuol dire scopriamo una landa sconosciuta, praticamente. È una cosa tristissima. Va bene, Valeria, o meglio Luna, diamo inizio alle danze. Sapete che qua non facciamo regole, ma vediamo man mano cosa succede. Ovviamente esploreremo. Ovviamente sì, il regolamento esploreremo perché non ce Ok, la piazza gli capiamo. omini, ho scelto il verde come colore, tu hai scelto? Arancione. Che colore più triste del mondo? Perché? Cioè, è più bello il viola, secondo me. Ok, allora, visto che l'arancione triste, facciamo notare che Maledice è riuscito a montare la sua rovescia e siccome sono a incastro questi bellissimi cosi per segnare la vita, Non si può più non si prendere. può più sistemare Esatto, perché. quindi il mio è doppiamente unico Sì. come gioco. Vabbè, sì, sono un idiota, lo so. Va bene, dai, dobbiamo giocare perché sennò si annoiano. Ok, Questo è il turno. capolider. Sono io il capolider. Si tirerebbe un dado in Ma realtà. c'è un intro a questo gioco? Cosa succede? Ah no, tiriamo un dado, ma Infatti, stai tira un dado. scherzando? Vai, di 12, guarda che belli che sono di 12. 10! Sì, è già la mia partita, ragazzi. Ah, è cooperativo questo gioco? Ni, vero? Non particolarmente, Ok, direi. cioè si può vincere assieme, ma probabilmente Ma qualcuno tradirà. probabilmente vince lui pugnalandomi alle spalle. Esatto, Come insomma, è un sempre. gioco di sopravvivenza. Si sopravvive finché non Sì, a discapito finché di. ti faccio comodo mi usi e poi mi La molli là. sopravvivenza si sa come funziona. Sì, Allora, esatto. l'intro che cosa dice? C'è una carta intro, Allora. ci sono delle carte sistemate secondo lo scenario, e quelle. Ci sono degli scenari. In generale, diciamo che in queste partite la gente si sveglia in dei posti e non sa perché. Ok, sì, esatto, che noia. Perché? Cosa è successo? Oh mio Non lo Dio. so. Allora, io ho preso lo scenario DOS. DOS, che dice? Allora. Unico in questo gioco di tutto il mondo, attenzione. Voice in the box, la voce nella scatola. Che schifo. Perché? Volevo lo scenario con la palude, secondo me era più bello. Risettatelo, prego. Vadi. Allora, luglio 1982. E avevo 3 Tre anni. anni, esatto. L'Italia campione del mondo, andiamo avanti. Allora, bene, siete svegli. La voce viene fuori da uno speaker nel terreno, pochi passi distante. Spero che siate pronti per la prossima sfida. Che sarebbe? See that crash drone over there? Allora, vedete quel drone crashato là in fondo? Nell'82 un drone? Cioè, cosa sarebbe Sì. strano, Riparatelo. Avete 10 giorni cominciando adesso. Lo speaker comincia a fare un countdown e ignora le tue domande. cioè, proprio così. Vabbè, io avevo un sacco di domande, tipo quella del drone 82, va bene. Sono aziende dei fondatori di Amazon. Allora, e questo qui era il flavor text e ci dice: dopo che un sopravvissuto ha investigato landmark 1 o 4, quel giocatore. No, non No. sono le. Questo qui è il retro delle Ok. tessere. Quel giocatore può piazzare un counter sul suo tracker personaggio. Quando ogni sopravvissuto ha un counter sul suo tracker ed è al campo, si avanza allo stadio 2. Quindi dobbiamo andare. Fondamentalmente uno deve trovarne uno l'altro, oppure andiamo nello stesso in realtà. Chiaro, chiaro. Possiamo collaborare. Così poi mi puoi No, ma ammazzare. Sì, perché? sì, Ma sì. intanto scegliamo i personaggi, questo è il roster casuale di personaggi. Sì. Ecco, Scegli tu? Perché? questo è il motivo per cui odio questo gioco, perché ho scoperto dopo che c'erano pezzi a caso e io sta mania che avete voi di fare i giochi incompleti vi picchio, Ok. ve possino, e
Ricordiamo che il gioco non verrà tradotto in italiano dall'Asmodee, l'ha dichiarato, non ci rifiutiamo, hanno detto così sostanzialmente. posso anche capirle. E io non capirò mai questa cosa di fare roba incompleta, perché nel gioco l'IAS non ho visto l'artista e qui non c'è. Quindi ti odio. Ok, io prendo Benito Brawling. Vado, presa io, caso il primo, Io secondo ne ho Benito. prese due. Allora, è un venditore di auto usate, come potete vedere, e è bellissimo. Sono quasi innamorato di lui. Ha un'abilità, vabbè, quello che è, vediamo. Se il mio invece è un monaco. Durante il mio turno Qual è il posso dritto? scegliere. Così il dritto? Sì. Ok. Io ho trovato un monaco buddista o qualcosa del genere che si chiama Pemma Je. Ok. Il suo flavor text è: cosa dice un maestro allo chef della pizza? Che? Invece il mio dice: "Hey, I've got a deal for you." Durante il mio turno posso usare. Ok, posso convincerti a farmi dare una risorsa da te. Tu sei praticamente. Ok, Buddha e Stan di Monkey Island, dentro un'isola deserta. Ok, inizio Allora, inizia a prenderti una risorsa cibo e un'acqua, perché è tutto ciò che abbiamo io? Cibo e acqua, va all'inizio del bene. gioco. Un'acqua pulita. Specifichiamo. Acqua pulita. Ok, e i denti sono salvi, quello che costano. È un cibo. E un cibo! Ok, nel deserto ho il sospetto che l'acqua mi servirà parecchio. Allora, come prima azione io mi muovo. Move and gator, posso sia muovere e cercare, ma in questo caso mi muovo soltanto. Il mio movimento è pari a quanto adrenalina consumo, ho 10 di adrenalina in partenza e vado di 8 perché voglio esplorare una tessera. Quindi 1 e 2 giro la tessera numero 1. Che cosa c'è nella tessera numero 1? E cioè, cosa poteva. Una Ok, piramide. ma io adesso devo girare. Oddio, sto facendo disastri. Ho appena. Oddio, il mondo sta. E sono qui. Oh mio Dio, una piramide. Ah, ho fatto già una cavolata perché questo mi richiedeva doppia energia per attraversarlo. Vabbè, ne Quindi, spendi una in più. esatto, perché questo colore improbabile vuol dire doppio movimento Allora, per qui prima che tu arrivi compaiono questo e delle bestie, vero delle bestie. È una semplicemente. piramide che mi dice 24 come numero. Tocca ancora a me o no? Tocca a te. Ah no, tu Posso andare oltranza? fino a che tu non Ok. finisci e dici che non vuoi più Ragazzi, fare io vado niente. nella Non piramide. metterti già le ferite, però, Sì, adesso lo sistemo. possibilmente. 6. Un altro punto energia per andare nella piramide. E faccio azione di movimento e ricerca. E vado a fare ricerca nella piramide. Carta numero 24. Investigation. Investigation. Ah, investigation è un'altra azione. Scusate, pensavo fosse Sì, che è giusto. dopo. Cioè, sono corso diritto verso una Se ti sei piramide. stampato, sei diventato un geroglifico. Carta numero 24, eccola qui, a te la lettura. No, C'è andato giù nella piramide, l'hai girato. leggi tu, sei tu la lettrice, quella brava, io sono Sì, dislessico. sì, sì. Allora, piramide. Questa tomba di pietra massiccia è ancora intatta. Geroglifici coprono i muri e un teschio bianco è dipinto sopra di esse. Oddio, un teschio bianco. C'erano già i graffittari. Oh mio Dio. Tira un dado. Sì, è già bellissimo sto gioco. Capite come fa a essere brutto sto gioco? Che dado? Dado a 12? Sì, sono tutti da 12, cosa mi stai Non chiedendo? è che poi tre che sono miei e tiro un dado. Io vado in panico, ne ho milioni. Tiro uno Ok, di quelli disponibili. e faccio un 5 che è uno schifo. Non 5. succede Come nulla. succede l'1? Dovevi fare un 10 e un 12. Ok. Potresti investigare E io ancora. insisto, ragazzi. Ritiro il dado 4, cioè che cosa poco tematica, ma va bene. Continui a Cerco un rumare di. 6, 6 e la metà dovrebbe bastare. No, Niente, io sì. no, Io no. morirò nella piramide cercando quel Tu lo sai che cazzo. noi dobbiamo Il cercare. teschio 6, niente. Spendo un Tu lo. altro punto. Zitta, donna 6. Tra l'altro sono bloccato sulla stessa leva. Ma sono sicuro che dovrebbe funzionare. Esatto. Va bene, io ho 2 punti di energia come un idiota. E a sto punto mi siedo Ti sconsolato. ricordo che noi dovevamo cercare il landmark 1 e 4 e tu ti sei incastrato in una piramide. Ok. Perché ho a che fare con un pirla? Va bene. Allora, tocca a me. Sono i venditori di auto usate nel Se. deserto. Questo è il massimo che posso fare. Allora, questa la lasciamo qua, just in case. Io spendo uno per andare verso di qui. Quindi, neuf. Uno per girare il tassello distruggendo tutto l'universo conosciuto. E trovi
Nulla cosmico. Nulla. Beh, siamo nel deserto. Ci sono degli animali, però, qui. Sì, tipici. Di solito mi mangiano. Beh, ma cioè, che animali possono esserci pericolosi nel deserto? Non vuoi che ti faccia dei nomi? Ti venire con me, l'assassino! Andremo uno qua. Ricordo che i territori rossi sono più ardui da attraversare. Lo so, è per quello li sto schivando. Sempre azione in movimento, gira la 1. Gira la ruota e niente, sto andando a fare un safari. Esatto, perché è un buon investimento. Se giro anche questa qua. Praticamente sì, cioè hai scoperto tutto. C'è qualcosa che non sia una bestia, che poi magari potrebbero... Sassi. Sassi, però quelle montagne lì mi dicono qualcosa. Sono dei sassi. Molti sassi. Tra l'altro io ho degli oggetti qua che potrei craftare, vediamo un po'. Sì, puoi se hai materiale. Bene, per farlo. Io. Niente di fatto, hai continui tu? Però hai dei sassi. Sì, però ho dei sassi. A sto punto faccio due passettini in qua. Mm-hmm. Tanta. E faccio anche l'ultimo, che è Move and Gather. Quindi okay, posso anche raccogliere gratuitamente. E dietro una roccia trovi il numero 16. Non trovi una roccia? mi faccio malissimo. Oh mio Dio, che cos'è il numero? Dammi un 16. Ecco qua il 16. Io ho Ale, il bello della diretta. Cioè io volevo un sasso. Dietro un sasso trovi un sasso più grande. Papyrus Scrolls. Ho trovato una pergamena di papiro. Hai trovato una spell. Aia. Allora... Incastrato in un piccolo recesso nelle rocce, uh-huh, trovi un set, un kit. Chissà se si vede. Aspetta qualche secondo. Comunque trovo un set di papiri, praticamente la cartoleria del... L'anna papiri per un attimo, ho pensato. Scusa, una Santi battuta brutta a live la faccio. Con intricati disegni e scritte antiche. Io ovviamente ci scarabocchierò sopra perché esatto. Sì. E niente, un tesoro, quando trovi questa carta, pesca una project card. Oh, beh, non male, non male. Cioè, tra l'altro praticamente un progetto segreto, dopo mi devi dire cos'era, perché c'è sotto una pietra. Non me lo dire. Tematicissimo, no, proprio. Proprio immagino, tipo, un progetto di... Tu non guardare, glielo okay, faccio vedere. Ok, sarà tematico, sto esplodendo proprio dall'idea. Ok, vai avanti, intanto togliamo questo finto sasso dalla... Io direi che mi contengo quei due punti per la sera, perché non so se sopravviverò. Ok, bingo, e fu sera e fu mattina. Sei tu il capo tribù. Basta, devi andiamo. Girare la carta della notte, quella carta grande, della notte, quella più grande. Allora, questa illustrazione è l'illustrazione più bella del gioco. Cioè, non so, Kingdom Dead Monster? E cosa dice? Allora, punto 1. Facciamo vedere anche a voi. Ah, ok, se lo fate così, ve le leggo senza star prima, vabbè. Punto 1, Hunger. No Hunger Games, Hunger. Tutti i sopravvissuti devono spendere un cibo o soffrire un danno. O soffrire. Quindi ciao cibo. E addio, siamo già panino. Secco. E via. Siamo già morti. Ok. Sleep, cioè ci addormentiamo a notte, mm-hmm, e tutti i giocatori possono ricevere 8 stamina. Quindi torniamo a 10. Torniamo a 10. Vai, che spenderò per tirare la leva. Moriremo malissimo così. Però la sfiga vuole che c'è un windstorm, che non sì, vuol dire niente di bello, perché tempesta? C'è una piccola tempesta nel deserto, ma cosa? Wind, di vento. Sì, è tempesta nel deserto. Non ci può essere del vento nel deserto. In quel no, io pensavo proprio una tempesta no, con pioggia. No, non di là. Pioggia, sì, windstorm sì, è una tempesta okay, di sabbia. Sì, sì, windstorm, sì, ci sta, ci sarà, sta. Sta che, vabbè, ok. Vabbè. Piazza un legno, scusa, vedi che ho ragione io, perché volano alberi dappertutto. Cioè, e la cosa è strana. Piovono polpette. Lost mi fa una sega. Piovono legni e token in tutti i supply. In ogni spazio con l'icona legno. Quindi di fatto è un deserto. Non ci piovono legni. Quindi riesce a rimanere tematico. Quindi, ultima cosa. Perilli o peril. Se periglio. Non c'è fuoco. Se non è al fuoco. Il sì, tribe nessuno... leader pesca una carta trade, che ok, non... se tu non sei al campo estivo, sono una no, perché sei incastrato là. Sono rimasto incastrato nella piramide. E devi pescare una carta periglio. Che è sicuramente una carta positiva. No. Ed eccolo qua. È una carta inculata.
Voi non potete vedere la sua faccia, ma è bellissima. Ah, ok. Un'offerta. Ah, ho capito on off. No, an offer. Sì, beh, lo speaker fa un'offerta Che agli non altri bocciare survivor. evitare. Ah, agli Esatto. altri, quindi non a te. Mica, siete Ok, quindi a me. voi. Altri citano sempre Lost. Tribal. Sì. Tribale semplicemente significa che non può essere giocata se sei in solo mode o se sei l'ultimo sopravvissuto. Ok, praticamente lo speaker vi dice, vi dà una notizia. Ti fanno faccia che non A potrai farvela evitare. breve, ragazzi, se io dovessi morire, tu vinci il gioco. In questo momento non è più cooperativo. Nel caso improbabile Esatto, che tu ti qui. faccia Oh male mio per Dio, causa ma non. dai, ma che sfiga! Cioè, sono già nella tomba, guardami là. Va bene, tanto non sei Beh, armata, vaffanbrodo. ma una bella tomba grande, Sì, insomma, ma devi bella. venirmi a prendere. Ok, tocca a me, no, sei tu il nuovo trade liber, giusto? No, in realtà si Allora, decide. visto che mi vuoi uccidere, rimango io. Continuo io. E allora, ragazzi, Ok. fatemi spendere un punto stamina per tirare al dado. Almeno un'ultima volta. Poi me ne vado via, promesso. Se no diventano io. 8! 8! Dovevi 8! fare 10 Ma almeno. no! Perché me l'hai detto? Va bene, allora, spendo un punto stamina per vedere, visto che non ho più cibo, vedere che animali ci sono qui. Non saranno mica animali pericolosi, del resto. Un cammello! No! L'avevo detto il cammello assassino, ragazzi! Il cammello assassino! Vabbè, ma magari è una mount, cioè posso Ah, è un cammello, non... chi ha cavalcarlo. detto che è assassino? Esatto, vediamo che Aspetta. cosa fa il cammello. Sputa. Che fa? Sputa. Esatto. Occhio, il cammello sputa. Allora, che numero è il cammello? C'è un numero. 65. 65. Le gambe delle donne. Non è la tombola. Dovrebbe esserci un cammello. Oh, è un cammello selvaggio! No, è il Attenzione! Wild, è il Jolly. È il cammello Jolly. Gli americani chiamano il Jolly Wild, per chi non lo sapesse. Oh, quindi questo è cattivo. È veramente un cammello incazzato. Cioè, sono uscito fuori da una piramide e c'è un cammello incazzato. Va bene, tutto. Perché era a casa sua e gliel'hai distrutta. Quindi ho un fight a questo punto. Sì. Ok, pensiamo tanto il cammello fuori dalle piramidi. Stereotipi saltami addosso. Devo tirare un dado rosso e un dado blu, se non ricordo male. Sono rosso e grigio comunque. Perché blu? Vabbè, ok, tiriamo. Wow, faccio 5-2. Allora, Lui ha. il dado grigio gli hai fatto un danno? Hai fatto più del grigio? Lo manco in maniera vergognosa perché ha fatto un check che si può essere, del Sì, ma resto. il Si cammello sposta il continua. cammello dopo il combattimento. Sì, allora il cammello continua a ruminare allegramente perché Nel non deserto, ti ha rumina neanche che è un visto. piacere. Sì, sputa. Non ti ha fatto niente perché è un cammello e non ti sta proprio cagando. Selvaggio. Ma non ti sta proprio guardando neanche di striscio. Il combattimento è finito, per Tiro un cui dado. si ritira di solito. Esatto, tiro un dado, 8. E c'è la C'è la bussoletta. bussola, se l'avete vista prima ve la faccio vedere adesso, e si muove verso la direzione 8. Quindi è verso dove l'8 è verso non può uscire dalla mappa, a meno che una mappa Non è non è una mappa fascicolare. circolare, rimane lì. E io gli do di nuovo, ragazzi, ha morto il cammello. Lo so che le sigarette fanno male, questo è per te, Camel. 12 e 11, ragazzi, questi sono i tiri che mi piacciono a me. Questi sono i tiri che triggerano il maledice o il maledice. Lo uccido. Però qua c'ha due, cosa vuol dire? È la sua vita. Quindi Quindi gli ho fatto solo un danno. gli metti un segnalino di ferita sopra, ma non è morto. Io insisto a picchiarlo. È ferito, vediamo dove si muove. 9, e stavolta va nella piramide. Ha visto che lei non riesce a entrarci. Io ti seguo, brutto bastardo. Dove pensi di andare? Vieni qua. Tu hai la mia carne per stanotte. Vieni qui. 3-7. Mancato misterioso. Ma vaffan. Ok. Vediamo dove scappa stavolta. 12. 12. In qua. In qua. Sta venendo verso. Guarda che è mio. È mio. Vieni Aspetta, che qui. io dove sono finita? Vieni Cosa è qui, lo inseguiamo. successo? Dove scappi? Dammi le corna, dammi le corna, dammi le corna. Niente di fatto, ragazzi. Tu lo sai che lo scopo del gioco È non è. uccidere il cammello? No. Tira 5. Allora, si muove, torna nella piramide. A questo punto, il mio povero venditore dice: forse è il caso di costruirsi un'arma. Quindi Forse. cambia tutto, tutta la strategia e fa
spende 2 stamina, quindi va a 1, per fare un movimento e un movimento in gator per cercare. Beh, c'è una legna qui che ha trovato prima, aggiunge alla riserva, aio, e dietro la legna trova una legna! Eccola qua, portate la legna! No, no, attenti il feature token. Ah, il feature token, ok. Mi è rimasto uno di adrenalina, stavo per dire, di stamina, e tocca da. Mi verrebbe da chiederti come sta andando là in fondo. Tu mi vuoi uccidere, devo scappare. Ma io non ti voglio uccidere, solo perché quel tizio ha detto che se ti uccido qualcosa. E comunque dovrei andare su Landmark 1, non l'abbiamo ancora trovato. Io voglio trovare questa cosa. Okay. Quindi muovo di 1. Finché tu vai a caccia di cammelli, faccio un po' di scouting e trovo un tubo, sassi ancora, no neanche, del cibo. Del cibo, proprio piove cibo, cioè, in mezzo al deserto del cibo. Notare che non c'è acqua in questo deserto. Ecco qua, cibo. Dei cactus. Sì, che verosimilmente, forse c'è dell'acqua o del cibo. Quindi muovo di 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Vado a 5. Mm-hmm. E faccio il gutter che è gratuito e mi darai del cibo. Cibo! Cibo! Ti prendi il token anche tu, scusa. Te hai ragione. Imparo, sai. Imparo. Volevo vedere se eri attento. Mio mino si sta suicidando. Esploriamo anche quella. Chissà che ci sia qualcosa di utile. Dietro la busta numero 3 trovi... Del deserto. Del deserto. Oh, c'è veramente un cacchio di niente. Sì, è una mappa tristissima. Io mi aspettavo grandi avventure cosmiche. Sì, faccio notare che tu ne hai esplorata una e io 18. Io faccio provvista ancora, quindi muovo delle altre 2. E raccolgo anche questo e trovo... Il 28. Oh, niente, oh. Niente, oh. Cioè. Io cerco le cose... Cercare cose normali, no. Trovo cose dietro alle cose. Ecco la carta numero 28, che cosa trovi? 28. Reed flute. Ho trovato un flauto. Beh, è chiaro, dentro un cactus. Ah, un flauto e una pergamena. Sono delle canne di bambù. Allora, ho trovato reed flute, tipico... cosa. No, ma perché è vegetazione e cosa? Mm-hmm. Praticamente ho trovato queste... canne che si muovono col vento e fanno musica, e non avevo nulla di meglio da fare che creare uno strumento musicale. Esatto, grazie. Adesso so dove sei. Utilità. Posso suonarlo e muovere degli animali. Entra 3 spazi da me, di uno spazio verso di me. Faccio il pifferaio magico. Lo vuoi per catturare i cammelli? Dio, se ce l'avessi io. Ok, va bene. Io comincio ad avere troppe cose. Sì. Comunque niente, non ho trovato altre robe interessanti. Potrei andare avanti a girare, cercare, ma mi tengo quei 2 per ora. E va bene così. Dai. Troverò sti landmark prima o poi. Stavolta leggi tu, anche se sono io il capo tribù. Ti autorizzo come capo tribù a leggere. Che bel capo tribù. Fa vedere la carta in tv. La carta in tv. Allora, abbiamo... fame. Ogni sopravvissuto deve spendere un cibo o soffrire un danno. Io ho trovato il cibo nel coso e lo spendo. Io non ho del cibo e devo soffrire un danno. E quindi una delle mie 3 lancette va sul teschio, presumo. No, su quella della fame. La forchetta e il coltello. Esatto, mangiando mi passerà via. Esatto, perché ci sono vari tipi di ferite che possono essere disidratazione, veleno, fame, eccetera. Sì. E se tu guadagni del cibo puoi curarti. Adesso se uccidi un cammello. Tipo, sì, ma poi, il cammello è più forte del West. Sleep. 8 di stamina. Yeah, vado a 9. Allora, ricordiamo che comunque almeno 6 si recuperano a turno, okay, con la dormita, anche se dormi di merda. Windstorm. Piazza ancora. Insiste, cioè, ma che cavolo? Non è la stessa. Ma l'hai rimessa sopra quella di prima? Mi sa di sì. Perché io gioco con un imbecille? Eccola qua, scusate, colpa mia. Torna dietro la ferita, riprendete il cibo. Ok. Ma perché? Scusate. Faccio un appello, venga qualcun altro a giocare con Maledice, perché veramente... Comunque, bisogna spendere un cibo, altrimenti hai fame. Ok, e quindi, questo sì, resta non uguale. Non ho il cibo, stavo per spendere un legno, ma non sono un roditore. Quindi tu, esatto, speravi di scamparla, invece hai fame, comunque. Esatto, vediamo chi l'ha capita. Però abbiamo... quella del roditore. Che roditore non che qua, se un roditore potesse rodere legno, quanto legno roderebbe? Questa è una citazione, ma non la diciamo. Chi la segue commenti, ma secondo me non c'è.
Allora, sonno leggero, abbiamo dormito male perché tu avevi fame, quindi recuperiamo solo 7, non 8 come precedentemente detto, quindi io vado a 9 Quindi invece 8. che. Eventful night. Una notte piena di eventi. Ogni sopravvissuto, non al fuoco, pesca una carta minaccia. No, vabbè. Queste le scartiamo di qua magari, sto giro. Vediamo cosa hai trovato di bello. Cosa hai trovato? Cos'è un landmark? Landmark sono quelli che sto cercando da 2 ore. Ok. Sono dei luoghi che hanno il numeretto landmark. Ok, io praticamente ho un sole senza pietà, Merciless Sun. Praticamente, Sì. caldo, questo cammello che vaffanculo caldo. E praticamente all'inizio del giorno perdo due stamina in Così. automatico. E Perché ti sei. alla fine del mio turno, se sono in landmark, posso scartare questa carta. Quindi ho il sole che proprio mi guarda, tipo così. Maledetto, pray the sun stupefy. Drawn to water. The creatures here need water as much as you do. Le creature qui hanno bisogno di acqua tanto quanto te. Muovi monster token. Non ci sono monster token. Alla più Ecco. vicina risorsa d'acqua. Non c'è neanche una I risorsa monster token d'acqua. sono rossi, il cammello è blu, quindi. Se non ci sono risorse d'acqua sulla mappa, muovi i mostri più vicino a te. Però non ci sono i mostri, quindi per fortuna nulla si muove. Ok. Per fortuna. Anche perché di solito queste carte qui dei mostri mi beccano Esatto. sempre Cioè, i a mostri me. vorrebbero berti, e questa è la verità. Perché sono fatta all'80% di acqua. Esatto. Buono questo bambino buddista da bere. Prova anche tu un po' di Moon Aid. Esatto, e stappati un buddista. Vabbè, scusa. Non hai neanche sentito la mia Sì, battuta l'ho sentita, ma triste. faccio finta di niente. Ma perché? Fifi. Siamo nel deserto, è normale che ci siano le balle di Vuoi fico. partire tu o parto io? In realtà dovresti partire sempre tu. Vado Se sei il sempre io. capotribù, Allora, vuoi un cambiare? movimento, vado a 7, No, non voglio vuole essere il cambiare. capotribù. Voglio essere E esploro la tessera numero 1 e trovo del legno. Io non voglio del legno, sono pieno di legno, porca di quel legno. Aspettate, mettiamo il token legno, eccolo qui. Faccio un altro passetto verso la gloria e esploro la tessera numero 2 andando a 5 punti stamina. Tra l'altro, porca miseria. Oh! Io non ci credo, ragazzi, ho trovato dell'altro legno. E un aereo Oddio, precipitato, un aereo precipitato, probabilmente è andato a sbattere contro un albero, visto che è pieno di legno dappertutto. L'unico albero nel deserto. l'unico in pieno. Ok, panico Però è perché un se io 14. devo perdere due stamina e non ho stamina da perdere, sono danni, giusto? Stamina, scusate. No, perché non puoi andare più in basso di 0. Ah, Perché ok, dovresti quindi perderne di più? perché all'inizio del giorno, all'inizio del, ah no, all'inizio del day, quindi sono solo due di stamina. Sono, oh mio Dio, cosa posso, ho due di stamina, io me la devo dare a gamba, maledetto cammello, mi hai fatto perdere un sacco di tempo. E non l'hai neanche ucciso. E no, perché sembra invincibile e Invincibile. ragazzi, io so che sembra una cosa folle, ma mi muovo di 2, 1, 2 e vado a 0 di stamina. Acqua! Tocca a te. Allora, tocca a me. Troveremo sto landmark maledetto. Muovo di uno. Anche perché se sto ad aspettare. Ovviamente noi stiamo Queste sono tutte le andando. tessere del gioco, cioè di questo Sì, scenario. sì. Quindi è previsto che sia lontano a questo Sì, ma punto. infatti i numeri 3 e 4 sono lontani, probabilmente in culoni. Trovato il 4! Trovato il 4! Hai trovato il 4 sulla tessera 4. Guarda, te la voglio. E c'è Allora, una pietra sasso, bestie, degli un altro animali. cammello Un altro e cammello. la 4. E io direi che vado dritta sulla 4 per andare a Per sbloccare quella lì. triggerare e Quindi attivare cosa? 1, 2. Attenzione, 4 chiede 2 punti stamina perché Perché è deserto è deserto schifo. schifo. Spero che si Quindi. veda dalla telecamera. Cioè, Invest. Allora, guarda, aspetta, faccio cosa. una Fai cosa fighissima. Intanto che tu una cosa leggi. di. Allora, qui diceva che bisogna investigare. Eccola qui. E ci mettiamo un counter sul nostro tracker. Quindi a me basta investigarla in realtà, a prescindere da cosa succede là dentro. Esatto, investiga. Investigo. Va bene, investigo. Se mi dai la 4, vedo cosa c'è dentro. E la carta numero 4 non è presente nel mazzo.
C'è anche lì l'altro pezzo di mazzo che hai lasciato in giro. Quante carte? Sono attenzione, ce n'è più di una, 4. Quindi sceglierne una tu. Scegli tu, non voglio questa responsabilità. Ecco perché è unico il gioco, per queste stupidaggini. Allora, una caverna ombrosa. Shadowy Cave. Ah, potrei coprirmi dal sole maledetto. Sì. The darkness, allora, l'oscurità dentro la caverna è un rilievo, una benedizione di sollievo dal calore. Uno dei muri della è inciso di geroglifici. Come risolvi, piramide, risolvi le carte esplorazione 5. Quindi hai pescato la 4 che ti dice andare alla 5. Eh sì, funziona così ragazzi, come un libro game, 5 ce n'è una sola, quindi stavolta... Allora, una gemma misteriosa. Io sto tirando su un negozio. Quando torno a casa sana e salva posso venderle e vivere di rendita. Allora, c'è una gemma misteriosa, misteriosissima. Allora, ti imbatti in qualcosa nella sabbia sul pavimento. You were meant... Si suppone che tu abbia questa gemma. Mm-hmm. Master Key. Il tratto dice... quando Hai trovato l'ultima copia di Keyforge. Allora, quando devo risolvere una carta che abbia l'icona gemma, posso risolvere una carta di un numero più alto. Ah. Perché in questo gioco, trovando certi oggetti, quando risolvi una carta ti permette di sbloccarne una versione avanzata eventualmente. Okay. E quindi teniamo anche la gemma misteriosa. Ma questo non era l'obiettivo nostro comunque. No, comunque io ho fatto l'investigazione, mi posso mettere un counter sul mio coso. Saranno questi misteri, misteriose. Mm-hmm. Quindi io l'ho fatto, se vieni anche tu sblocchiamo il coso. Sto arrivando! Perché... sia l'1 o il 4, quindi in realtà l'1 o l'altro va bene. Io avrei ancora 3 azioni, ma non ho necessità. No, vado dall'animale. Vai dall'animale, ecco lei l'animale, fai vedere in telecamera che cos'è. E morì, cos'è? Una roba blu? Ah, una gazzella sembrerebbe una bestia. Una gazzella. Un 63. Sarà fortissimo, spero che ti uccida la gazzella. Ma perché mi... Perché una gazzella mi deve non c'è uscire? Il 63. Come non c'è il 63? Sì, è negli animali, però giusto. Magari. Con che razza di dicialtrone gioco? Allora, 63, abbiamo sì una gazzella. Gazzella. It's fast. Ma va? Spero che tu non le stia dando la caccia a mani nude, dice. Cioè, chi è così stupido ad affrontare un animale a mani nude? Beh, io sì, dai, un colpetto e via. Va, che sì. Beh, ha 2 punti vita, eh. Vabbè, proviamo. Io ho fatto fatica a studiare anche uno al cammello, quindi. Al cammello. A parte che abbiamo le carte che non abbiamo usato. Sì, ma valgono solo in difesa, se non ricordo male. No, c'è in difesa, c'è anche in assalto. Boh, in realtà potremmo anche usare. Comunque... tiriamo un colpo a sto coso. Sì, no, perché... 5, una cippa di niente, perché dovevo farlo più alto. Ok, giusto? Missed, tira il dado per vedere dove va la gazzella. Vieni verso di me. Cocchio. Quando lei scappa si muove di 2. Perché è veloce. Giusto. Quindi tiriamo un dadino. E 7. Vai che viene verso di te. 7 dovrebbe andare verso sud. O la gazzella è una gazzella esploratrice. O rimane lì, non penso che cominci esatto. A ok, quindi rimane lì, intrappolate quindi... questo muro virtuale. Quindi l'attacco di nuovo. Esatto. Ma ancora insisti? Ah, vabbè. 8 e 11, il danno passa. Se usi la carta overpower, che so che hai, perché sono uguali alle mie, potresti ucciderla facendo un danno addizionale, credo. Perché se il nemico soffre danno ne prende uno addizionale. Io tanto lo userò, perché tanto contro i mostri roba morirò. Quindi usa una carta one shot, quindi l'ha usata. E allora bla bla bla, 2 carne e 2 pellicce. Esattamente come il cammello, la stessa ricompensa. Ah, carne però. Bisogna cucinarla. Non è cibo la carne, attenzione, certo. Perché la carne è cruda, a meno che non siete, come si chiamava quello che faceva, che mangiava robe crude per il mondo? Bear Grylls. A meno che non siete Bear Grylls, no, non va bene. E 2 pellicce. 2 pellicce. Che sono queste a forma di puzzolo. Servono per craftare le cose, per costruire le cose, ma noi di fatto ancora non abbiamo costruito niente. E fu sera, fu mattina, altro giorno. Io sono il capo villaggio, ecco la carta, vado a pescare. Aspetta, io ho 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, ok, ci sto ancora. Il primo punto dice sete,
Ogni giocatore deve bere o ricevere un danno. E va via la mia goccina d'acqua e anche la tua, credo. Già. Seconda azione, riusciamo a dormire. Ogni giocatore riceve 8 stamina. Bene, perché ero a 0. Mm-hmm. Zerissimo. E ho appena perso un token. Esatto. Rock slide. Cos'è, una slavina di sassi? Una slavina di sassi in mezzo al deserto. Continua a essere un deserto un po' strano, se dovevo essere proprio pignolo. No! La rock slide, ovviamente, come la tempesta di vento, piazza pietre dappertutto dove ci sono le icone pietre, quindi piovono sostanzialmente. Piovono pietre. Polpette. Esatto. Meteoriti, meteoriti, ragazzi, dai, un po' di fantasia, basta, solo lì mi sa. Seconda azione, sull'ultima azione è Patrol, che è già i più esperti dovrebbero capire cosa vuol dire, muove tutti i mostri di 2 token verso il survival più vicino, ma di 2 spazi, ma non ci sono mostri. Giusto? Quindi, letteralmente, se non ci sono mostri, crea, fai comparire un mostro token nel vicino al numero più basso del land bark. Quindi, proprio. Sempre a me! C'è un deserto di 18 miliardi di chilometri. E c'è un serpente. E mi spawnano sempre sotto il culo. Ti capita un serpente, 76. Ma sempre finché non attacca non è un problema. Non dice altro la carta, possiamo andare avanti. Sono io sempre io il leader. Odio. Sì, cioè, a meno che non decidi di passarlo a me. Allora, uno. Cazzo, ma c'è tutta una catena montuosa. Faccio un'esplorazione. Uno. Dai, che magari trovi l'altro. Esatto, 7. Esploro con l'altra puntazione. Ah, tra l'altro, io perdo pure 2 punti stamina all'inizio. Quindi, 6. Più altri 2 vado a 4. Sono rovinato. Acqua. C'è dell'acqua, un animale. Dell'acqua che. Mettiamo qui anche il token. E del legno. Andiamo a vedere. A vedere l'unica acqua che vedranno in tutta. Esatto, è anche l'unica tile dove hanno pagato un grafico per fare qualcosa. Visto che è veramente il deserto. Se siete così sfigati, aprire una scatola e trovare il deserto. Che schifo di gioco. Dai, non è così brutto. Vabbè, sta piacendo. Ho 4 punti energia a questo punto. Tu sei un po' borderline. Dove sei? Ah, no, hai ricordato l'animale. Giusto, sei svenuta. Come hai caldo anche tu. Sì. Io non arriverò mai. Anche perché c'è un serpente a difendersi. 1, 2, 3. Sì, spendo 3 e mi conservo 1 di stamina. E vado qui. Vado avanti e vedo se trovo qualcosa qua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esplori? No, voglio tirare su qua. Detto, mi ha rubato la pietra. Voglio vedere se posso costruire. Hai trovato la 1. Oui! Ufficialmente, se muoio, tu vinci. No. Allora, come prossima azione, spendo un punto per fare crafting. E ho flint. Aspetta, questo. Allora. Sì, mi serve. Cioè, la cosa sopra è quello che fai, giusto? Sì, fai vedere in telecamera cosa io ti devo. Flint. Ok, cosa crafti di bello? È la 94. Cioè, con un sasso e anche l'immagine mi fa. Ce ne sono 4 di 94. Dammi una. Scegli tu, io non mi permetterei mai. Allora, flint, fire. Con un'azione posso scartare questa carta, spendere un fuoco per piazzare un fire token nel mio spazio. Possiamo fare un altro campo. Campo quindi fuoco. Sostanzialmente accendi un fuoco. Complimenti, sei riuscito a accendere un fuoco nel deserto. Brava. Beh, mi serve per cucinare. Certo, è utilissimo. Tu ce l'hai del legno? Sì, ho un sacco di legno. Io sembra che ho trovato solo legno. Ok, allora io ho ancora 2 cose. Torno indietro. Perché se siamo un fuoco. Ci sono meno rogne la sera, senza che giusto, torniamo giusto. Indietro, quindi io vengo dove sei tu, facciamo un'azione di scambio. Io non ho stamina, ma basta che la usi tu. Sì, esatto. Ok. Io ti do un cibo. Dammi un sasso. Non so. No, è quello che ho speso per allora per dammi un cibo, della carne mi dai. Della carne, dai. Però te la puoi cucinare. Anche, che schifo, cazzo. Io volevo carne di cammello, va bene. Vuoi ti do anche della pelliccia. No, tieniti, accendi il campfire. No, tieni la pelliccia, c'è pochi oggetti. Ok, e con l'ultima azione. Tanto che se avevi cibo io potevo convincerti di farmi darmi del cibo. Ma sono una persona. Io sono gentile.
E allora ho fatto il fuoco, quindi colazione, scarto questa carza e facciamo un fuoco. Quindi mettiamo giù un nuovo campo fuocherello qua. Oh mio Dio, mi viene in mente Castaway. Hai presente quando c'è il fuoco? Wilson! Ok, no, purtroppo non ho più azioni per cucinare, però almeno siamo al fuoco, forse ci becchiamo meno sfighe nella notte. Facciamo la notte. Stavolta, ecco la carta, stavolta leggi tu, perché cioè, sono stufo di... Sete, vabbè, ci prendiamo un danno di sete perché mi sa che nessuno ha acqua. Acqua, ai 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 ai, e se prendo un altro danno sono morto, a quanto pare. Quanto ci dispiace. Sonno profondo. Profondo. Se siamo al fuoco, prendiamo 9 di stamina. Vai, va, torno a 10. Bravo, hai avuto un'ottima idea. Però averti vicino al focolare è pericoloso. Io sono una brava persona, cosa vorresti dire? Ispirazione. Il tribe leader prende una carta progetto. Ok, che Eh no. saresti tu perché stai leggendo, diciamo che sei tu, va bene? No, Sì, eri tu, te la tiro. ero io, è vero. Quindi prendo una carta progetto. Guadagni un progetto. Ok, continuo ad avere Patrol. progetti non realizzati, Muovi. storia della mia vita. Patrol, muovi ogni mostro di 2 spazi verso il più vicino In questo sopravvissuto. caso c'è il serpente, ci attacca al fuoco, ma chi attacca? Guardate. Serpente! È una vipera, è una viperona. Ma chi attaccherà? Ah, se c'è più di uno, dobbiamo metterci d'accordo su chi combatte il mostro. Lo combatto io. Ok. Me la sento. Me la sento. Vai tranquilla. Ok, tiro, combatto. Bene, 7-4. Lo colpisco, gli faccio un danno. Lui ha 2 di vita. Ricordiamo la carta. Ma l'ho mancato. Cioè, mi ha colpito. E quindi sono morto. Così concludiamo anche questo gameplay. Tu sei la vincitrice grazie a quella carta maledetta che ha off. Se no, veramente durava 10 ore il gameplay perché è un gioco piuttosto lungo. Spero di averlo che siamo riusciti a conciderlo. Era a Coinciderlo. concidere, C esatto. cosa vuol dire? Forse del Non ha... verbo concidere. Sì, ma non ha Esatto. senso. Improvvisamente mi manca improvvisamente Che Escape the Dark vocabolario. Castle. No, se ti ricordi il gioco, lo preferivo da certi punti di vista. Però, boh, al suo perché, magari a qualcuno può interessare. Fateci sapere se vi è piaciuto. Di qualcosa di più intelligente perché sei tu quella intelligente tra i due. Io te l'ho detto dall'inizio che mi faceva schifo. Ma non c'è. Ah, scusate, devo far vedere una cosa. Sai che io posso curare i danni da sete, tra l'altro, da Sei una monaco? bruttissima persona. Queste sono le teste, sono 2 mappe dentro per ogni scatola. E questa è un'altra, diciamo la palude, The come Bio. The Bio. Facciamo vedere un po' di colore che. Ok, e secondo me io ho visto anche l'isola che era lì a Essen e mi era piaciuto tantissimo. Ho Io detto avevo visto isole, foreste, tutta questa roba bellissimo, è verdeggiante, deserto. Vabbè, palude e sabbia. può capitare anche questo. Che schifo. Grazie Fantasy Flight per avermi fatto spendere questi 60 euro e alla prossima. Non 60 euro hai speso? dire niente, non dire niente.